Gareggeranno nelle acque dello Stagnone di Marsala circa 20 imbarcazioni a vela latina provenienti da diverse zone della Sicilia, da Campania, Puglia e da Malta, per l'occasione della prima edizione del trofeo Isola La Scola, organizzato dalla Lega Navale Italiana, sezione di Marsala, nei giorni 19, 20 e 21 maggio. Dopo tanto fermo dovuto alla pandemia, dice il presidente della sezione marsalese della Lega Navale, Paolo Sata, siamo contenti di ripartire con un evento che valorizza insieme lo sport come mezzo di socialità e di attrazione turistica e la bellezza del territorio, dato che la struttura dove siamo siti è proprio attigua alla riserva dello Stagnone. Da qui la volontà di chiamare con una delle isole della laguna, Isola Scola, appunto, la prima edizione di questo trofeo dedicato esclusivamente alle regate delle vele latine. Si tratta di imbarcazioni che hanno una loro storia, alcune di quelle che ospiteranno hanno circa 80 anni e comunque tutti raccontano l'arte delle mani artigiane di chi le ha costruite, i maestri d'ascia che operano ancora oggi, visto che la vela latina è tornata in voga in diverse gare organizzate in varie parti del mondo. A proposito, aggiunge Sata, ricordiamo che l'arte di costruire queste barche è stata riconosciuta dalla Regione Campania come patrimonio culturale immateriale e che anche l'arte di navigare a vela latina è patrimonio culturale immateriale secondo il Ministero della Cultura francese. Le regate, che si terranno da giovedì 19 maggio a sabato 21 maggio, prevedono due categorie, cui le imbarcazioni, gozzi o lance, partecipano in base alla loro grandezza. Saremo felici, dicono i vertici della Lega Navale Marsala, di premiare due vincitori, ma anche i secondi e i terzi classificati. L'evento, aperto al pubblico, prevede anche momenti di intrattenimento. Giovedì 19 maggio alle ore 21:30 lo spettacolo musicale con Irene Gambino, canzoni e musiche della tradizione siciliana. Venerdì 20 maggio alle ore 21:30 intrattenimento folcloristico con il cantastorie Fulvio Cama. Tutti gli appuntamenti si terranno presso la sezione marsalese della Lega Navale Italiana, che nel frattempo è stata anche rimessa a nuovo. Le regate sono organizzate sotto la guida del CONI, FIV, AIVEL e con il patrocinio della città di Marsala. We'll be right back.